Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone, la domenica di calcio, calcistica di TV6, e di nuovo insieme dopo il mercoledì infrasettimanale ci ritroviamo per una giornata di campionato, soprattutto nel girone F che ha detto tantissime cose. Innanzitutto il sorpasso in vetta del Cesena sul Matelica, Matelica che perde, Cesena che vince, dunque i bianconeri si prendono la vetta della classifica. Ma poi questa era la giornata dei due derby, uno finisce in parità, quello del Fadini tra Giulianova e Notaresco, l'altro quello tra Avezzano e Vastese lo vince la formazione biancoverde di Federico Giampaolo, 1-0 gol di Padovani. È stata la giornata dei bomber, sono andati a segno praticamente tutti gli attaccanti, Tozzi, Borsoi, Moretti, Padovani, Tomassini, Dos Santos che trova le prime due reti con la maglia del Francavilla. Ne parleremo questa sera ovviamente con i nostri ospiti che tra un po' vi presento, con voi qualora lo vogliate al 392-623-7060. È chiaro che questa è una domenica in Serie D particolare per noi, perché oltre ai due derby si è chiusa qualche ora fa la sessione di calciomercato, tanti movimenti delle squadre abruzzesi, faremo anche un po' il punto della situazione e vedere come se la sono cavata i nuovi con i vari cambi di casacca. Do la buona serata agli ospiti, lo ringrazio particolarmente per essere con noi, il direttore generale del Giulianova, Franco Teodoro. Buonasera direttore. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuto per la prima volta nei nostri studi, ovviamente con la vostra partita apriremo questa sera. Da invece reduce dalla vittoria, finalmente verrebbe da dire, del Francavilla su Isernia, la nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. E tra poco andremo anche in redazione da Andrea Costantini, praticamente di ritorno qualche minuto fa. Eccolo qua, eccolo qua. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Di ritorno dall'altro derby, quello del De Marsi di Avezzano, terminato 1-0. Ringrazio Maurizio Daguin, regia, Loris Bennato alle camere, tutta la nostra squadra. Ringrazio anche la troupe da San Mauro Pascoli, Roberta Di Santo e Claudio Di Giacomo, perché vi mostreremo anche ovviamente il servizio di San Maurese e Pineto. Quindi per tutti i tifosi abruzzesi delle formazioni di Serie D, state con noi per i prossimi 90 minuti perché vi faremo vedere tutto. Vediamo i risultati però, partendo dalla Serie A, perché oggi insomma, come di consueto, il classico spezzatino, questi risultati del pomeriggio in Serie A: la vittoria della Fiorentina sull'Empoli per 3-1, la vittoria del Sassuolo 2-0 in casa del Frosinone, Inter-Udinese giocata ieri 1-0, sempre nel pomeriggio Sampdoria-Parma 2-0, all'ora di pranzo 0-0 tra Spal e Chievo. Ieri sera la Juventus ha vinto il derby della Mole 1-0 con il gol di Ronaldo sul Torino, e in questo momento si sta giocando Cagliari-Napoli che sono ancora sullo 0-0. Alle 20.30 c'è Roma-Genoa, domani sera c'è Atalanta-Lazio, dopodomani sera, martedì, c'è Bologna-Milan. Vediamo la Serie B adesso, perché così vediamo i risultati maturati nel pomeriggio, ovvero Carpi che batte la Salernitana 3-2, il Crotone Venezia 1-1, Cosenza Benevento, partita rinviata ieri per impraticabilità dello stadio di Cosenza, recuperata oggi, finita 0-0. Alle 21 c'è Brescia Lecce, ma io ne approfitto per ricordarvi, domani sera vedete Hellas Verona Pescara alle ore 21, domani sera dalle 20.30 diretta stadio, Andrea Costantini e i suoi ospiti in studio, Paolo Renzetti dal Bentegodi di Verona, che vi racconterà, oggi vi ha raccontato Giulianova Notaresco, domani sera Verona Pescara. Quindi dalle 20.30 state con noi perché sarà una lunga serata, non c'è replay ovviamente, c'è diretta stadio, perché i biancazzurri scendono in campo e speriamo che possa essere una trasferta positiva per i colori del Pescara, una partita dai tanti risvolti, ovviamente c'è grosso sulla panchina del Verona, insomma le curiosità sono davvero tante. Camplone a Carpi secondo una radio di Salerno, intanto ci scrivono da casa. Va bene, in questa giornata riposava il Padova, vediamo rapidamente la classifica per vedere come cambia in Serie B ovviamente, perché il Palermo dopo il pareggio interno sale ma solo di un punto a quota 30, il Pescara è con il Lecce a quota 26, Cittadella 25, poi via via
tutte le altre fino a Livorno 10 punti. Vi seguo in streaming dalla Romagna, complimenti per la bellissima trasmissione, ti ringrazio, fatemi un favore, salutate la nuova capolista che è il Cesena, evidentemente ci segue dalla Romagna ma più specificatamente da Cesena, facciamo i complimenti al Cesena che oggi si è presa la vetta della classifica sfruttando anche, come detto, lo scivolone interno del Matelica che ha chiuso in 9 contro il Campobasso. Serie C, oggi si giocavano due partite per completare la 17esima giornata, il Sud Tirol con un abruzzese come Berardocco batte il Renate a Meda 0-1, clamoroso 3-3 tra Ternana e Giana Erminio, una partita davvero dai clamorosi risvolti, si pensava ad un 1 fisso e invece la Giana impone il pareggio alle Fere Umbre. Vediamo la classifica rapidissimamente, comanda il Pordenone, anche in Serie C è stata una settimana dai tre impegni, comanda il Pordenone, il Teramo è a quota 17 insieme al Gubbio nella parte destra della classifica. Prossimo impegno sabato pomeriggio al Bonolis contro la Triestina. Vediamo adesso il girone F di Serie D che oggi abbiamo seguito con particolare attenzione, come facciamo sempre. Avezzano Vastese 1-0, il gol decisivo lo realizza Padovani. Castelfidardo Cesena 0-1, gol di Danilo Alessandro in apertura. Forlì Jesina 3-0, la doppietta di Del Sante e D'Angeli per la formazione forlivese. Francavilla Isernia 2-0, doppietta di Dos Santos. Giuliano Vanno Taresco 1-1, vantaggio di Tozzi Borsoi nel primo tempo. Nella ripresa il pareggio del Notaresco con Moretti. Matelica Campobasso 2-3, passa in vantaggio il Campobasso con Lobello, pareggio di Mattias Mancini con il Matelica già in 10. In inferiorità numerica la formazione marchigiana passa avanti con Angelilli, nel finale Musetti e Cogliati per i molisani. Agnonese e Montegiorgio nel finale passa l'acqua, realizza il gol decisivo per il Montegiorgio contro l'Agnonese. Il Pineto regola la Samorese 0-2 con la doppietta di Tomassini, primo gol su calcio di rigore, il secondo invece su azione. 1-1 tra San Giustese e Savignanese, il vantaggio della San Giustese con Chedira, il pari di Manuzzi per la Savignanese. 2-2 invece tra Sant'Arcangelo e Recanatese. Sivilla per il vantaggio leopardiano, poi Bondioli e Moroni per il Sant'Arcangelo che in apertura aveva fallito anche un calcio di rigore, e il pari definitivo di Nodari per la Recanatese. Siamo a 90 minuti dalla fine del girone d'andata, vediamo la classifica settimana prossima. Con ogni probabilità sabato, perché praticamente si giocheranno quasi tutti gli impegni di sabato, si chiuderà il girone d'andata. Questa però è la classifica dopo 18 turni. Cesena 41 punti, Matelica 39, 33 punti per la San Giustese, 31 per il Pineto, 29 per Notaresco e Recanatese, 27 per il Francavilla, 24 per Giulianova e San Maurese, 21 per la Savignanese, 20 per Vastese, Campobasso, Montegiorgio e Sant'Arcangelo, 19 punti per il Forlì, 17 per Avezzano e Agnonese, 16 per Jesina e Isernia, 12 punti per il Castelfidardo. Vi ricordo sempre, ma lo vedete in grafica, anche le penalizzazioni, 2 punti per il Campobasso, 3 punti per l'Avezzano. E allora, prima di iniziare la nostra discussione, io direi che è tempo di vedere subito le immagini. Partiamo ovviamente dallo stadio Rubens Fadini di Giulianova. È terminata 1-1 tra Giulianova e Notaresco. Il servizio è firmato per noi da Paolo Renzetti. Giusto pareggio al Fadini tra Giulianova e Notaresco al termine di 90 minuti che non hanno deluso le attese della vigilia, mettendo in vetrina due formazioni apparse in crescita rispetto alle ultime prove. Padroni di casa in campo con una formazione tutta nuova dopo la rivoluzione del mercato, gli ospiti rispondono con un 11 con poche novità rispetto alla gara persa a Cesena. Si comincia di fronte a 600 spettatori agli ordini del signor Catani di Fermo. In curva ovest i tifosi giuliesi ricordano l'indimenticato Danilo Di Vincenzo, scomparso tragicamente nel 96. Le due squadre si affrontano entrambe con il modulo 4-3-3. Al quarto d'ora cross di Del Grosso in area ospite con Torelli prima e Tozzi Borsoi poi, che non riescono a trovare la conclusione. È però il preludio al vantaggio dei padroni di casa che arriva due minuti dopo grazie a Tozzi Borsoi che di testa, su punizione calciata da D'Adamo, salta più in alto di tutti mettendo alle spalle Di Monti. Il Notaresco accusa il colpo e per qualche minuto non riesce a proporsi in avanti.
avanti con decisione. Al 22esimo ci prova Salvatori di testa su angolo di Blando, ma la sfera termina sopra la traversa. Al 24esimo ancora Giulianova in evidenza con Torelli che in aria da terra mette la palla al lato. L'occasione più clamorosa capita però ai rossoblù al 26esimo, quando c'è il doppio miracoloso salvataggio del portiere giuliese Mazzocchetti, prima su Candellori e poi su Laringe con i piedi. La gara è intensa e non regala un attimo di pausa, visto che alla mezz'ora è Minella a colpire il palo a due passi dal portiere del Giulianova. Ancora ospiti insidiosi al 32esimo con Candellori che mira all'incrocio mandando il pallone di un soffio al lato. Sul finale di tempo poi si rivede il Giulianova ancora con Tozzi Borsoi che su punizione pennellata da Del Grosso trova la splendida risposta del portiere del Notaresco Monti che evita il raddoppio della formazione di casa. Nel secondo tempo al quarto minuto esordio nel Notaresco di Colonna, arrivato venerdì scorso dalla Recanatese. All'11esimo Notaresco pericolosissimo con Minella che in area giuliese mette fuori di un niente. Al 13esimo gridano al gol i tifosi del Giulianova, ma su angolo di Del Grosso De Fabritis di testa esalta ancora le qualità del portiere Monti. Derby ad alta intensità con il Notaresco che passa al 4-2-4 e che arriva al 22esimo così al pareggio con Moretti che dopo il velo di Minella su cross di Liguori a due passi da Mazzocchetti non sbaglia per il gol dell'1-1. Per l'esperto attaccante rossoblù si tratta del terzo sigillo stagionale. Notaresco che ci crede qui al 35esimo e bontà per gli ospiti in rovesciata a trovare la deviazione del difensore giuliese Lenart. Al 37esimo bontà crossa questa volta per Minella che di testa chiama alla parata in angolo il portiere Mazzocchetti. Gli ospiti spingono alla ricerca del sorpasso, ma il Giulianova resiste e non corre più rischi e dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale del direttore di gara Fermano per un 1-1 che alla fine accontenta forse tutti. Stallone, un pareggio importante quest'oggi contro una delle migliori squadre del girone, un buon primo tempo del Giulianova, poi nella ripresa siete un po' calati forse anche fisicamente. Sì, io credo che sia la fotografia della partita. Noi in questo momento abbiamo fatto diversi cambiamenti e ci portiamo dietro, oltre quindi ad alcuni giocatori nuovi che sono arrivati e che devono entrare nella condizione fisica, ci portiamo anche tanti infortuni di giocatori che sono stati fuori per più di un mese e quindi, come puoi immaginare, il calcio non si inventa. Il giocatore che sta fuori più di un mese per rientrare in condizione ci mette un po' di tempo, quindi noi abbiamo in questo momento 4-5 giocatori che rientrano infortuni, 2-3 giocatori nuovi, in una squadra 7-8 giocatori che non hanno la condizione 90 minuti, si vede, però sono stati bravi a saper soffrire e secondo me a fare un buon primo tempo dove c'erano state delle occasioni da entrambe le parti, però forse la nostra è stata più nitida rispetto a loro e Monti ha fatto due parate fantastiche, una è primo tempo su Tozzi Borsoi e una è secondo tempo su De Fabrizi, però devo dire che al secondo tempo il San Nicolò è uscito con una gamba più forte, voglio dire, ha dimostrato di essere l'ottima squadra che è e sicuramente forse alla fine noi abbiamo sofferto proprio per questo calo fisico, però il pareggio c'è tutto. Lei parlava del mercato, a proposito di mercato, è soddisfatto dei movimenti che ci sono stati? Perché ci sono state anche delle partenze importanti, si aspetta qualcos'altro dal mercato? Ma la società ha detto che farà ancora qualche altro passaggio, che voglio dire, quindi questo ci può fare solo piacere. Per quanto riguarda invece la parte, se vogliamo così, dei nuovi, devono entrare ancora in condizione, quindi stiamo parlando di giocatori che non stavano giocando titolari nelle squadre dove giocavano e quindi devono solo completare il loro percorso. Sono convinto che quando staranno bene daranno il loro apporto. Dopo il gol dell'1-1 avete provato anche a vincere la partita, non ci siete riusciti? Ma sì, ripetevo anche ai colleghi delle altre testate, per noi l'obiettivo è sempre quello di far gioco, quindi provare a vincere la partita qualsiasi gara su qualsiasi campo. Chiaro che a volte poi prende anche, non dico il timore, però abbiamo perso delle partite magari all'ultimo minuto, partite importanti, quindi è normale che un pochettino proviamo a vincere la gara, però poi prendiamo anche consapevolezza che i punti ci servono, ci occorrono per quella che è la nostra classifica e il nostro percorso, quindi va bene così. Udine era in tribuna per squalifica, come vi siete sentiti durante i 90 minuti col telefonino, immagino? No, non, cioè, nel senso che le comunicazioni poi in qualche modo arrivano in modo diretto e indiretto, l'unica cosa è che il rapporto con il mister è di lunga data ma è anche di reciproco intendimento su quelli che sono i concetti, quindi ci confrontiamo spesso e per me è un grande aiuto sempre e me lo ha dato anche in questa occasione da lontano.
Allora, questo era il servizio della partita. Non è finito qui il blocco delle interviste e poi avremo anche i due presidenti. Però prima, direttore, insomma, rivedendo oggi lei la partita l'ha vista live, rivedendola invece sugli schermi, che impressione ne trae? Allora, intanto l'ho vista con degli occhi da tifoso oggi. Sì, infatti è venuto e ha detto avrei bisogno quasi di una doccia. Di una doccia, sì, perché in effetti sono ancora in post stress da gara, nel senso che è stata una partita molto bella, vibrante. Il Giulianova ha avuto un approccio alla gara ottimo, il primo tempo siamo partiti alla grande, tant'è che siamo riusciti a sbloccare il risultato, tenendo conto delle situazioni di emergenza che si sono venute a creare in settimana e con quelle che erano state le cessioni che avevamo già programmato. Comunque è chiaro che una squadra in campo era una squadra fatta da ragazzi che erano appena arrivati, che non, così come ha sostenuto il mister, che non hanno ancora una condizione ottimale e soprattutto che affrontava una formazione di assoluto rispetto per quello che sta facendo e per quello che si vedeva in campo. Una squadra di assoluto valore che il Giulianova non ha avuto timore di affrontare per vincere. Siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto un'altra occasione per fare il 2-0 con Torelli, poi c'è stato un altro colpo di testa per parlare del primo tempo. Loro chiaramente hanno giocato la partita a viso aperto, un plauso particolare farei al neoportiere che aveva una responsabilità veramente grande, questo ragazzo che si è rivelato straordinario, perché non è facile subentrare così da oggi a domani a quello che era stato il protagonista fino a qualche giorno prima. E devo dire che se posso dare un voto darei 8 a questo ragazzo che è arrivato con umiltà, si è messo tra i pali, ha compiuto 2-3 interventi strepitosi, ha dato assoluta certezza di quello che è il suo valore, che non dubitavamo. E questo ci ha aiutato comunque a fare una gara che credo che alla fine il risultato sia giusto, diciamo che non c'è da recriminare nulla. Abbiamo apprezzato lo spirito combattivo dei ragazzi, avevamo 8 under in panchina e giustamente la formazione non è adesso ancora completata perché stiamo aspettando il mercato dei professionisti. Poi lo dirà anche anche il presidente Bartolini, effetti, poi lo sentiremo. Quindi ancora comunque i tifosi possono aspettarsi qualche rinforzo? Assolutamente sì, questo è già programmato, è previsto che accada, in settimana ci saranno già dei nuovi arrivi, valuteremo le loro condizioni e la qualità degli arrivi e in maniera mirata inseriremo nello scacchiere della squadra che già è buono, perché ci sono già stati 3 arrivi che devono chiaramente integrarsi, raggiungere una condizione, perché tutti e 3 non giocavano titolari, quindi devono ancora avere l'ottimizzazione della condizione. Certo. E poi arrivare al Fadini, come è stato per loro, così non è facile, perché comunque è uno stadio che ti mette pressione, che ti fa sentire la partita, perché non è uno stadio qualsiasi. Sì, assolutamente, non è uno stadio assolutamente qualsiasi. Fatemi salutare Luca da Giulianova che mi aspetta ancora al Fadini, hai ragione Luca, però oggi oggettivamente sono stato impegnato con Diretta Stadio a raccontare le partite insieme ai nostri inviati. Direttore, lei prima ha parlato di cessioni già programmate, ha detto, perché inevitabilmente qualche muso lungo c'è stato, soprattutto per le ultime uscite. Magari prime Frulla, Forò erano anche sul taccuino, però probabilmente quella Ferrante di Sciba. Quella di Sciba non era programmata. Assolutamente quella di Sciba. No, quella di Sciba è stato un po' un fulmine a ciel sereno per noi, perché ci è piombata addosso la sua volontà all'ultimo minuto di voler lasciare la società e questa cosa ci ha creato degli imbarazzi e delle difficoltà,
perché giustamente avevamo anche svincolato il secondo portiere Parente, perché giustamente il ragazzo chiedeva di giocare non avendo avuto la possibilità, perché si è trovato di fronte a un portiere che ha compiuto dei progressi notevoli, ha fatto un campionato strepitoso all'andata. E con la sua volontà manifesta di voler assolutamente andare via, noi ci siamo trovati un po' fortemente. Cioè, avevate già svincolato Parente quando Shiba, perché a quel punto, altrimenti, se fosse successo il contrario, ma lì c'era stata una volontà, diciamo, del ragazzo che aveva manifestato il desiderio di lasciare, perché non ha avuto lo spazio necessario, perché giustamente è chiuso da Shiba. In quel momento ci siamo trovati in difficoltà, però alla luce di quello che si è visto oggi, diciamo che la magia del Fadini ha dato forza a un ragazzo che è arrivato, Mazzocchetti, che si è veramente... Abbiamo visto il doppio intervento, veramente eccezionale. Straordinario, veramente straordinario. Ma io quello che apprezzo di più è stata la sua calma, la sua... assoluta tranquillità di stare tra i pali, e subentrare, perché lui è venuto, ha fatto la rifinitura di sabato e giustamente subito in campo, eccolo qua, il ragazzo non conosceva neanche i nomi di coloro i quali gli stavano intorno, insomma, quindi non è facile, e devo dire che è stato veramente straordinario da otto. Andrea, sul mercato, volevi fare qualche domanda al direttore? Sì, devo dire, vengo subito al dunque, che non mi aspettavo tutti questi movimenti da parte di Giulianova. Per il tipo di campionato che stava conducendo la squadra giallorossa, mi aspettavo qualche ritocco in entrata e in uscita, non che ci fossero tutti questi stravolgimenti. Ecco, cosa ha dettato questa, non dico rivoluzione perché non siamo ai livelli di Vastese e Avezzano, però ci sono stati dei movimenti dopo i quali, ma questo è un giudizio del tutto personale, la squadra mi sembra un filo indebolita. Ma questo è un giudizio personale, quindi chiedo se è possibile al direttore di spiegarci che cosa è successo un po' in questi giorni. Sì, come in tutte le situazioni si fa sempre un'analisi costi-benefici. In alcuni ruoli avevamo una presenza nutrita, parlo del centrale difensivo, ecco perché poi la fuoriuscita anche di Ferrante, di tre over per un posto, un under è prossimo all'arrivo con il mercato che si riapre dei professionisti proprio in quel ruolo, quindi era necessario fare delle scelte. La scelta è caduta su di lui per ragioni che vanno al di là di quello che è l'aspetto qualitativo e tecnico del ragazzo, perché lui si è ben comportato, però noi dovevamo fare una scelta e chiaramente lì è stata fatta una valutazione di natura, diciamo, anche economica, perché così come per altri giocatori come Mangiacasale, il quale ha manifestato lui l'intento di voler andare via in quanto aveva trovato una società dove poi si è accasato che soddisfava in maniera più congrua la sua prestazione calcistica, per cui è stato accontentato. Per quanto riguarda Forò e Frulla, questo in accordo con il mister, che ha chiesto dei giocatori più tecnici in quella posizione, abbiamo optato per questi due giocatori, che poi sono tre in realtà, perché c'è anche un esterno che ancora non ha giocato, Morra. Sì. Morra, Gori. Gori e oggi ha giocato D'Adamo. D'Adamo, sì. Direttore, prima di ascoltare il secondo blocco delle interviste, perché tra un po' dobbiamo andare in pubblicità, io ritornerei per un attimo sulla vicenda relativa a Shiba, perché il giocatore viene da voi, vi chiede di fatto di andare via, a quel punto voi insomma non avevate sentore di nulla fino al giorno prima, fino a qualche ora prima? No, c'era stata una cena sociale della quale lui ne faceva parte ed era
contento e felice come con tutti, non avevamo nessun sentore di questo malumore o questo desiderio di abbandonare Giulianova. Il giorno dopo lui... Ma voi avete provato a convincerlo? Ah, anche forse andando oltre misura quella che erano dei parametri che noi ci poniamo per i fuori quota, e a un certo punto abbiamo fatto anche delle offerte che andavano ben oltre quelle che sono le nostre condizioni economiche, proprio perché ci tenevamo che il ragazzo continuasse un percorso che aveva iniziato, ma forse più per lui che per noi. A noi ci ha colto di sorpresa la repentina richiesta, certo, perché se questa cosa l'avesse manifestata per tempo probabilmente non nasceva nessun tipo di fastidio. L'unico problema è stato che è nata questa cosa da un disturbo di una società, il Picerno, che forse in maniera maldestra ha approcciato il giocatore, l'aveva convinto chissà di quali cose, e poi in realtà non ha manifestato tutta questa volontà nel volerlo il ragazzo, in quanto non voleva neanche soddisfare economicamente quelle che potevano essere le richieste di Giuliano. Hanno fatto delle proposte ridicole, per cui noi abbiamo deciso che il ragazzo poteva rimanere tesserato con noi. Poi invece è subentrato, avendo il Pineto sentito che il ragazzo manifestava volontà di andare via, e visti i buoni rapporti che ci sono tra Giulianova e il presidente Brocco, abbiamo ritenuto opportuno soddisfare quella che era la richiesta del Pineto, perché proprio alla luce di questi buoni rapporti. Diciamo, c'è stato prima l'inserimento del Picerno, che lo ricordiamo è primo nel girone H di serie D. Tra l'altro potremmo incontrare eventualmente nella successiva in Coppa Italia. Qualora passaste il turno contro l'Aquila Montevarchi. Sì. E poi, una volta che si era creata sostanzialmente questa frattura, a quel punto ne ha approfittato, che poi in realtà è stato per voi anche, se vogliamo, meglio, perché in questo c'è stato questo scambio di fatto con Mazzocchetti, che è arrivato a Giulianova. Chiaro che adesso arriverà ancora un altro portiere, perché noi dobbiamo coprire quello che è un ruolo di fuoriquota con 2099, che ci dà la possibilità di essere più elastici nelle scelte in campo e non costretti a fare delle scelte. Condizione che Sciba ci permetteva, no, di muoverci in maniera diversa, non, e quindi questa cosa ci ha un po' disorientato relativamente, perché adesso avremo il tempo per riparare, insomma, certo, col mercato di gennaio. Perfetto, noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, perché poi continuiamo a parlare ancora per un po' di Giulianova Notaresco. C'è anche un episodio particolare che è successo durante la vostra cena prenatalizia, ne parliamo dopo, a tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, continuiamo a parlare di Giulianova Notaresco. Adesso ascolteremo le interviste dei due presidenti, il presidente del Giulianova Bartolini, che parla anche del mercato dei professionisti con dei rinforzi che dovrebbero arrivare in rosso, e poi vi spiego l'antefatto, altrimenti c'è qualcuno potrebbe non capire l'antefatto di una polemica che sentirete, a cui risponde invece il presidente del Notaresco, Salvatore Di Giovanni. In settimana avete avuto la cena sociale, caro direttore, e chi presenta la serata ha chiesto a Stallone dei prossimi impegni con Notaresco e Cesena prima della pausa. Stallone, in una maniera ovviamente un po' probabilmente colorita, ha detto: io magari chiedo a qualcuno, a Giulianova, con chi giochiamo, e gli dico con il San Nicolò Notaresco, e mi rispondono: ma chi cavolo è, la ripulisco un po', che cavolo è il San Nicolò Notaresco? E questo ha un po' fatto arrabbiare qualcuno in casa rossoblu. Ecco, spiegato l'antefatto, c'è i due presidenti, e c'è anche la risposta di Stallone, e poi la faccio rispondere a lei. Prima il blocco delle interviste. Ok, vabbè, tra un po' le ascoltiamo. Se posso dire qual era il pensiero
il pensiero del mister, che è stato sicuramente travisato e mal capito. Non aveva nessuna intenzione di offendere nessuno, e semplicemente esprimeva quello che era. Come il pescarese che dice noi siamo nu, e il giuliese in egual misura dice noi siamo il Giulianova, ma chi siete voi, senza aggiungere i colori che seguono, che arricchiscono l'espressione. Quindi noi siamo noi, ma chi siete voi, ma non è riferito al notaresco in maniera che, specifica, perché era notaresco, è riferito in senso generico a tutti, perché è difficile dire noi siamo noi, al Cesena chi siete voi, perché è un fatto di appartenenza a una storia, a una città, a un percorso di campionati, che la pone in maniera diversa a delle società che sono sì importanti, gloriose, quello che vuole, ma non aveva il senso denigratorio, voleva semplicemente sottolineare lo stato di appartenenza del tifoso giuliese, che esaltava la sua posizione. Noi siamo noi, chi siete voi, ma non era. Adesso, in quel caso c'era il notaresco, ma non nulla aveva a che vedere nello sminuire o voler offendere assolutamente il notaresco, non era nella sua volontà. Le ascoltiamo il blocco dell'intervista, vediamo. Il pareggio è per noi un ottimo risultato. Oggi l'importante era non perdere, perché sapevamo che il Notaresco era una squadra fortissima e noi venivamo da un momento un pochino negativo, no? Con le due sconfitte di fila, specialmente quella in casa, un pochino ci ha segnato. Però ecco, sappiamo che col calciomercato dovevamo fare delle uscite importanti per poi rimettere la rosa nella normalità, e quindi in queste tre o quattro partite dovevamo cercare, insomma, di fare più punti possibili. L'unico rammarico è la sconfitta con il Monte Giorgio a San Giusto, è venuta a 5 minuti dalla fine con un contropiede. Se avessimo, insomma, pareggiato anche quella partita avremmo avuto un punto in più, e penso che per l'obiettivo del Real Giulianova, insomma, abbiamo una classifica più che ottima, considerando il fatto che siamo ai quarti di finale di Coppa Italia. Oggi avevamo Tozzi Borsoi che tornava da un infortunio, Torelli che sta recuperando dall'infortunio che ha avuto, De Fabrizis idem, e quindi avevamo, insomma, diversi giocatori titolari che i 90 minuti ancora non li reggono proprio bene. Quindi nel secondo tempo sapevamo che ci sarebbe stato un calo fisico della squadra, però abbiamo tenuto bene, abbiamo tenuto con esperienza, avevamo avuto la possibilità di raddoppiare con De Fabrizis di testa e il portiere della squadra avversaria ha fatto un intervento miracoloso, e poi il San Nicolò ha pareggiato, diciamo giustamente, perché loro hanno avuto le loro occasioni come noi, e il risultato del pareggio penso che sia quello più giusto. Aspetteremo il mercato di gennaio, perché da lì sono previste qualche entrata dalle squadre professionistiche, quindi completeremo la rosa con giocatori giovani di prospettiva e che hanno voglia di far bene in questa piazza, che per un ragazzo che ha, insomma, la voglia di farsi vedere penso è il massimo che ci sia in questi campionati. È stato effettivamente un primo tempo un po' sofferto, ma era chiaro, venire qui a Giulianova non era possibile comandare il gioco per 90 minuti. Abbiamo fatto bene il secondo tempo, assolutamente sì, penso che ci sia stata una squadra sola in campo, anche se a dire la verità il primo tempo abbiamo avuto forse le occasioni migliori, perché il portiere loro ha fatto due o tre bei interventi, abbiamo preso un palo, però tutto sommato va bene così. È chiaro che se c'era una squadra, ho detto già prima, se c'era una squadra che doveva vincere forse questo era il Notaresco. Sui social si è letto, si è parlato di una polemica durante la cena del Giulianova. Ci sarebbe stata qualche parola del tecnico Stallone sul Notaresco? Lei ha incrociato Stallone, ci ha parlato? Assolutamente no, però ho parlato già con un tuo collega, mi sono espresso e posso anche ribadire qui. Quelle cose non si accettano da un professionista, da un addetto ai lavori, lo posso accettare solo tra tifosi, perché tra i tifosi gli sfottò si fanno, ma quindi ci può stare, ma da un professionista quelle parole non me le sarei mai aspettato. Se è professionista si può chiamare, tra parentesi. Io penso che Stallone
non mi risulta che abbia allenato chissà quali squadre, con tutto il rispetto penso il Monticelli, e credo che anche a Monticelli non abbia fatto neanche tanto bene, credo che Monticelli l'anno scorso sia retrocesso, quindi se le poteva sicuramente risparmiare quelle parole, perché tra parentesi tra le due società c'è amicizia, c'è rispetto reciproco, quindi non poteva benissimo non dirle quelle cose. Io cercavo di spiegare, stavo parlando della passione e della caratterialità dei giuliesi, del tifo giuliese, e quindi nel dire questo spiegavo che il giuliese, quando per questa sua forma caratteriale, questa sua passione, quando gioca contro un'altra squadra, chiunque sia, e in questo caso la prossima avversaria era San Nicolò Notaresco, ma se fosse stato il Cesena e il Matelica, il giuliese, così la dico in un altro modo e speriamo che così venga capito meglio, noi domenica giochiamo col Cesena, il giuliese dice chi cazzo è il Cesena? Cioè nel senso, noi siamo il Giulianova, era per far capire cos'è il giuliese, non era un affronto. Se voglio dire, è stata interpretata male, voglio dire, adesso chiederò di parlare due minuti col Presidente e spiegare quello che ho detto in buona fede, ma non era un attacco al San Nicolò, era mettere in evidenza la giuliesità e la forza dei giuliesi. Perfetto, queste erano le interviste, anche Stallone insomma ha confermato quello che ha detto anche lei direttore. Assolutamente non c'era volontà denigratoria nei confronti di chi che sia, era semplicemente un riferire di quello che può essere un sentimento di un tifoso, di un popolo che ha un senso di appartenenza molto alto, e chiaramente noi siamo noi, chi siete voi. Certo, non riferito a nello specifico adesso a San Nicolò, a Notaresco, assolutamente, anzi non si sono trovati, ma il mister cercava, proprio il presidente, per cercare di scusare questa malinterpretazione o questa cosa che è circolata, ma credo che sia una polemica sterile che non porti da nessuna parte, che non ha senso, perché non c'era il senso e non c'era la volontà di offendere chi che sia, nessuno, cioè proprio... Perfetto, abbiamo insomma fatto ascoltare i due pareri. Oh, Andrea, veniamo da te perché ti hanno definito talismano del De Marsi. Ah, eh sì. Oggi ho assistito a una partita che ha avuto un risultato chiaro come verdetto, che ha dato a mio avviso diversi spunti, poi... Fa piacere per i tifosi dell'Avezzano, immagino la rabbia dei tifosi della Vastese, però insomma è andata così. Vediamocela la partita, Avezzano 1, Vastese 0, il servizio porta la ferma di Andrea Costantini. L'Avezzano vince di misura con merito il derby delle Deluse con la Vastese, due squadre rivoluzionate dal mercato e con un obiettivo chiaro, la salvezza. Una prova di carattere per i marsicani che hanno colpito nel primo tempo e legittimato il risultato nella ripresa contro una Vastese incapace di reagire come aveva fatto nel turno infrasettimanale. Nell'Avezzano subito in campo due degli ultimi tre arrivati, Ferrante e Manari, in panchina Pierantozzi, Giampaolo Vara un 4-3 con Crassi in regia, Tariuk preferito a Di Gianfelice, Manari, Padovani e Deramo in avanti. Nella Vastese... Beccato l'ex di turno Sbardella che guida la difesa con Jarocci al suo fianco per il forfè di Del Duca che va in panchina al pari dell'ultimo innesto Cicerello. In mediana ritrova il posto Stivaletta, davanti Leonetti, Sciba e Fiore. Si gioca di fronte ad una discreta cornice di pubblico. La partita però mette in evidenza le difficoltà delle due squadre. Un filo meglio la Vastese che bussa due volte dalla distanza nei primi 4 minuti con Leonetti e soprattutto Palumbo, il quale non va lontano dalla porta. Impacciata la manovra dell'Avezzano che patisce la mancanza di un regista vero. Si prodiga in avanti Manari, molto attivo, che va al tiro all'11. La partita non offre granché. Al 25 punizione di Capellupo, incornata di Stivaletta sopra la traversa. Ma al 33 con un vero e proprio lampo l'Avezzano passa, traversone di Manari, la difesa della Vastese si addormenta. Padovani no, e il centravanti con una zampata piazza la palla alle spalle di Patania. La Vastese accusa il colpo ma reagisce alla fine del primo tempo. Punizione di Fiore, vola Fanti, poi botta di Jarocci, deviata in corner da un difensore. Sul successivo angolo Sciba anticipa Fanti ma non trova la porta sguarnita e così si va all'intervallo. Nella ripresa la Vastese prova a dare seguito a questa spinta e reclama un fallo di mano in area di rigore. Di Giovanni di Caserta fa giocare.
Avezzano di rimessa al settimo con la botta di Deramo, ma soprattutto al nono quando la squadra di casa sfonda a sinistra, cross basso di Di Nicola per Manari che fallisce il tiro da favorevole posizione. Lo stesso Manari, acciaccato, lascia il campo a Grazioso e Deramo, riportato a sinistra, si fa subito pericoloso al 22esimo con una giocata delle sue, sventata distinto da Patania. La Vastese spinge senza costrutto e senza creare alcunché ed è l'Avezzano a sfiorare ancora il raddoppio al 27esimo con il colpo di testa di Taliuk. Allora Montani spedisce dentro Cicerello e Cone per Fiore Stivaletta e cambia modulo 4-2-4 e al 33esimo Capellupo pesca Shiba che conclude Fanti e miracoloso in due tempi. I cambi sembrano dare nuova linfa alla Vastese, ma l'Avezzano si rifà vivo due volte col sinistro di Grazioso, prima da piazzato e poi con una conclusione da fuori. In entrambi i casi uno spavento per Patania. Nei minuti finali il forcing della Vastese non c'è, i marsicani gestiscono bene il vantaggio e portano a casa un successo prezioso, il secondo della gestione del nuovo presidente D'Alessandro contro una Vastese apparsa involuta nella ripresa. Fabio Montani, una distrazione in occasione del primo gol evidente e poi nella ripresa non c'è stata la stessa reazione che abbiamo visto mercoledì. Sì, e sicuramente non c'è stata la stessa reazione perché ovviamente eravamo anche stanchi vista la partita di mercoledì. E una distrazione che ci è costata la gara perché è stata poi l'unica palla dentro che è arrivata. E abbiamo avuto qualche situazione importante che nell'ultimo passaggio siamo stati imprecisi e magari poteva portare a casa il pareggio. Purtroppo non andrà così. Sono d'accordo con te che la pressione nel secondo tempo un po' è calata, ho cambiato qualcosa, però le forze, pensate che Cicerello è arrivato ieri mattina, Dudu Cone qualche giorno fa, quindi anche certi automatismi non vengono bene, però devo dire che non posso rimproverare nulla ragazzi perché è andato tutto fino alla fine. So che ci tieni a questo argomento, anche la partita di oggi dice che bisogna tenere piedi per terra perché il campionato è nato male e va portato in porto. Lo sto dicendo dal primo giorno che sono arrivato perché questo è quello che mi ha chiesto la società, quindi in questo momento abbiamo diverse squadre sotto, mi sembra 8-9 squadre, una roba del genere, quindi stiamo lavorando per questo e quindi rimane questo assolutamente il nostro obiettivo. Senti, l'ultima a livello di mercato, la fase dei dilettanti è chiusa, pensate a qualche innesto tra parte dei professionisti, soprattutto la parte degli svincolati? Sì, dobbiamo fare ancora qualcosa con gli svincolati, la società sa perché manca un 2000 e manca una mezzala, quindi sanno tutto, i direttori stanno lavorando, già ci sono dei nomi, quindi mi aspetto che con gli svincolati completiamo la rosa per poi poter lavorare finalmente con una rosa costruita da me nel periodo natalizio. Giampaolo, nel primo tempo si è visto che l'Avezzano è ancora un cantiere, nel secondo tempo si è visto che ha grande cuore, ha portato a casa una vittoria a mio avviso meritata per quanto fatto soprattutto nel secondo tempo. Sì, hai perfettamente ragione, era una partita molto difficile, incontravamo la Vastese forte, soprattutto lì davanti. Ci abbiamo messo cuore, ci abbiamo messo passione, ci abbiamo messo voglia, ci abbiamo messo sofferenza, sono tutte caratteristiche per portare poi il risultato a casa. E loro, i ragazzi sono stati bravissimi anche perché questa è la terza partita in una settimana con pochissimi ricambi, per cui hanno buttato veramente il cuore oltre l'ostacolo e poi quando tu dai il massimo, anche se tecnicamente c'è ancora da migliorare, però poi la vittoria sul 90% la porti a casa. Mister, è stato un periodo davvero particolare, cambio di proprietà, mercato, squadra rivoluzionata. Come si fa a lavorare in queste condizioni e cosa ha dovuto fare, forse non solo l'allenatore, in questi giorni? Ci vuole fortuna anche nel calcio perché non è assolutamente facile. Chi fa questo lavoro, avere giocatori che il 90% che giocavano titolari e non li averli più la settimana dopo, è normale che devi ricominciare da capo con quelli che hai. Non è facile, però ripeto, io ho sempre creduto in questi ragazzi, sono puri da quel punto di vista, nel senso che entrano in campo anche se psicologicamente possono pensare che sono inferiori alla squadra, però riequilibrano il tutto con la passione, con la voglia, con la sofferenza, con la determinazione. Questa è stata la partita che abbiamo fatto oggi con la Vastese e questi sono dei presupposti importanti per cercare di risollevarsi al più presto possibile. E dunque va l'Avezzano il secondo derby, l'altro derby di giornata, quello del Dei Marsi. Se Andrea Costantini è il portafortuna del Dei Marsi, poi guarda che cosa ti scrivono a te, Ania.
Prima mi hanno chiesto un saluto speciale alla vostra ospite. Grazie anche per aver portato fortuna al Francavilla. Alessandro De Medio, il bambino della sala stampa. E lo saluto con un grande abbraccio. Il futuro collega. Ah, è il futuro collega, sì. Quindi sta imparando il. E anche il bimbo che la settimana scorsa ha sottolineato che mancava la corrente. Quindi. Ah, ecco quindi, quindi si è già calato nella parte della necessità dell'energia elettrica e quant'altro. Noi lo ingaggiamo subito, Certo, assolutamente. La prossima volta viene vicino a me. Va benissimo, va benissimo. Intanto ti vogliono anche assessore allo sport ad Avezzano. Troppo. Un po' troppo. Prima ti dovresti quantomeno candidare. Prima c'è Andrea. Prima c'è Andrea. Va bene, noi abbiamo portato fortuna. Roberta ha portato fortuna al Pineto. Paolo Renzetti, per non scontentare nessuno, direttore X. Quindi né Giuliano né Notaresco, noi cerchiamo di portare. Mi dispiace per la Vastese, caro Andrea, ma. Ma se insistiamo poi mi dicono male da Vasto. Esatto, non insistiamo. No, però adesso tornando seri, poi sì, giustamente uno sì, ci scherza anche un po' su, perché è giusto anche che sia così. Però innanzitutto hai detto una partita dal risultato chiaro, e anche sì, oggi in sede di commento dal De Marzi hai chiuso il collegamento dicendo risultato che non fa una piega. No, non fa una piega per il secondo tempo, perché mi aspettavo dalla Vastese una grande reazione, almeno uguale a quella, anche se poi non coronata dalla vittoria, ma almeno una reazione pari a quella vista con il Castelfidardo, e non c'è stata. L'Avezzano ha avuto una sola palla gol con Sciba quando Montani ha cambiato modulo, ma per il resto la Vastese ha fatto grandi difficoltà a superare la difesa dell'Avezzano. L'Avezzano dal canto suo ha palesato dei problemi in fase di impostazione, però nel secondo tempo si è difesa bene e in ripartenza ha avuto delle opportunità per chiudere la partita. La gestione del secondo tempo delle due squadre ha poi legittimato il risultato. Devo dire che nel primo tempo, ho detto nel servizio, l'Avezzano l'ho visto molto impacciato, giocatori soprattutto in difesa che non sapevano a chi dare il pallone. Kras nel primo tempo ha faticato a distribuire il gioco. Devo dire che ha fatto un ottimo secondo tempo, lui in particolare, non è un regista puro e a mio avviso l'Avezzano va migliorato anche sotto quell'aspetto, cioè c'è bisogno di prendere un regista classico e riportare Kras lì dove sa giocare meglio. Però devo dire che nel secondo tempo lui ha preso per mano la squadra, ha gestito il pallone con grande lucidità. E l'Avezzano, ripeto, ha sfiorato più volte il gol del raddoppio. Bene Manari al debutto nell'Avezzano, ha fatto l'assist, si è mosso bene. Quando poi è uscito, Deramo è stato riportato nella fascia dove rende meglio, e lì ha avuto qualche spunto dei suoi, perché sulla fascia destra si è visto molto poco. Discretamente bene Ferrante, proprio l'ex giocatore di Franco Teodoro al Giulianova, ha retto bene la difesa, ma molto bene ha fatto anche Tariuk. Quindi devo dire una prestazione sicuramente positiva, come positivo anche il ritorno di Padovani, già due gol pesanti e decisivi, gol da 6 punti segnati da Ettore Padovani. Sul fronte vastese Cicerello è entrato nel secondo tempo, ha avuto un buon impatto, ha giocato subito qualche pallone interessante, ma ha avuto solo un quarto d'ora a disposizione. La Vastese ha cambiato marcia quando è passata al 4-2-4 e per almeno 7-8 se non 10 minuti l'Avezzano è andato in grande difficoltà, e questa è la palla gol avuta da Sciba. Però per il resto del secondo tempo la Vastese ha fatto troppo poco per poter meritare il pareggio. Una discreta gara di Capellupo, giusto per restare in ottica di nuovi arrivati. Sbardella è stato beccato dal pubblico dell'Avezzano, fresco ex, si è congedato dopo la partita di Isernia come tanti altri ex compagni di squadra. Probabilmente lui è complice, tra virgolette, in occasione del gol di Padovani, perché su quel cross sia il portiere sia i centrali sono rimasti piuttosto, si sono molto distratti. Invece Padovani ha creduto di poter raggiungere quel pallone, ha segnato in spaccata. E dopo il gol avete visto quella persona che ha abbracciato con la sciarpa in mano Padovani entrando in campo, il presidente Luciano D'Alessandro in versione ultras, tra virgolette, ha abbracciato Padovani per festeggiare appunto quello che si è rivelato essere il gol partita. Peraltro tra un po' lo ascoltiamo Andrea, il presidente dell'Avezzano, ma prima ci scrivevano, siccome abbiamo sentito Fabio Montani che dice ci manca un 2000 e una mezzala, la società lo sa, però prima da casa gli scrivevano ma quando è che arriva una punta per dare una mano a Fiore, Leonetti, e ci metto dentro anche Sciba, e poi ti faccio rispondere sui fuori quota.
del qui, il messaggio che leggi. Adesso me lo segno, però prima sugli attaccanti. Servirebbe anche un attaccante, come ci scrivono da casa. Io penso che il reparto della Vastese, se resta questo, è un reparto ben fornito, perché Leonetti è un giocatore concupito da mezza Serie D e diverse squadre di Serie C. Fiore non ha bisogno di presentazioni. Shiba è un giocatore che finora si è reso molto utile ed è stato anche l'attaccante oggi più pericoloso su azione. Magari può servire un attaccante per completare il reparto, quello sì, però i tre davanti della Vastese sono tre ottimi giocatori, con Leonetti su tutti come bocca da fuoco, ma anche con Shiba e Fiore che hanno che sanno il fatto loro. Quindi direi che non è tanto quello. Secondo me c'è da ricostruire in parte il morale di una squadra che si porta dietro le fragilità, benché cambiata per tanti elementi, si porta le fragilità di inizio stagione. Quindi secondo me, Andrea, sai cosa? Io credo, poi voglio anche un giudizio dal direttore. Quando una squadra all'interno di una stagione si abitua a perdere troppe volte, poi inevitabilmente fa fatica a costruire una mentalità. Sì, hai fatto una traduzione della mia parola fragilità. Quando sei partito così male, si è creato un ambiente negativo, risultati più perdenti che vincenti, è difficile invertire il trend. Ecco perché molte squadre, se restano nell'inizio del campionato, se si mettono in fondo alla classifica, poi è difficile che possano cambiare di netto quella classifica. Magari puoi risalire, ma non è che vai a finire nella parte alta, perché ti porti dietro le scorie della stagione. Ecco perché Fabio Montani fa bene a predicare prudenza, non pensare al rimonte playoff. A partire di oggi dice chiaramente che la Vastese a tutto deve pensare fuorché la parte alta della classifica, perché Montani diceva a caldo abbiamo 9 squadre dietro di noi, in realtà sono di meno, e se guardiamo la classifica lì in basso le distanze sono estremamente corte, quindi è un attimo che sei fuori o dentro la zona play-out. Guardate qui, la Vastese ha 20 punti, l'Avezzano oggi ha vinto ed è a meno 3, sarebbe a pari con la Vastese senza la penalizzazione, ma la zona play-out è proprio lì, è una zona play-out che appena ha un punto, perché se consideriamo le ultime due retrocedono col meccanismo classico e le altre quattro fanno il play-out, la Vastese ha solo un punto di vantaggio, quindi è l'ultima cosa pensare al quinto posto a Vasto, bisogna pensare a salvarsi, e la partita di oggi lo dice chiaramente, perché nel secondo tempo sotto di un gol la Vastese ha prodotto una sola palla gol, il che appunto la dice lunga sullo stato della squadra. Direttore, è d'accordo con questa lettura? Nel senso, intanto sono felice della vittoria, diciamo, dell'Avezzano, che porta in sé un po' di giuliesità, no? Perché vedi vedere Edoardo adesso, e lì il mister giuliese, sì, Giampaolo, sì. E poi c'è anche Padovani, che è un ex giocatore del nostro presidente, quindi un giocatore da me molto stimato, che è venuto e ha portato un contributo notevole, due gol già che hanno dato un senso. Sì, effettivamente è così. C'è l'abitudine nel calcio, l'abitudine a vincere, l'abitudine a perdere, è una questione mentale, che quando ci si abitua è drammatico e dura poi invertire questa tendenza, perché il giocatore, se perde, si abitua a perdere, è veramente poi è complicato, indipendentemente dalla qualità del giocatore, perché poi è un meccanismo un po' di insiemi che è difficile invertire, veramente difficile. Quindi, così come le grandi squadre, parliamo della Juve, no? Hanno l'abitudine a vincere, e quando perdono è un incidente, ma la loro abitudine li porta a giocare per vincere. Adesso, fare esempi sono nei campionati bassi, ma diciamo che è coerente ed è giusto quello che sosteneva il suo collega. Assolutamente. Andrea, rapidissimamente ti faccio rispondere al messaggio, sì, ma veramente in pochi secondi. Un giudizio su Iarocci, ti chiedono. Ha fatto una ottima partita, hai fatto bene a chiedermelo, perché stavo notando oggi, ha fatto davvero una ottima partita, non so quanto sia coinvolto anche lui in occasione del gol di Padovani, ma per il resto ha giocato una gara con bella personalità, ricordando che lui è un under. Peraltro, se questo è il suo rendimento, non mi spiego perché prima giocasse così poco.
giocava Molinari, che francamente ha dimostrato di non essere all'altezza della situazione. Quindi Iarocci mi è piaciuto, si è preso anche qualche responsabilità in fase di impostazione e con un tiro dalla distanza alla fine del primo tempo è stato anche pericoloso, quindi assolutamente promosso. E penso che Montani possa anche fare un pensierino su questa coppia Sbardella-Iarocci, perché guadagna un under magari affidabile al centro della difesa e può schierare un over in un'altra zona del campo. Ci ascoltiamo l'intervista che ha realizzato al presidente dell'Avezzano, Luciano D'Alessandro, lo ascoltiamo. Presidente D'Alessandro, seconda vittoria della sua gestione, la seconda in casa, insomma questo è lo spirito giusto che lei vuole vedere? Assolutamente sì, è lo spirito giusto, che poi è lo stesso che mettiamo anche nelle trasferte, solo che purtroppo nell'infrasettimanale di mercoledì siamo stati un po' sfortunati e il risultato ci ha condizionato, però la prestazione c'è stata anche a Campobasso, insomma. Poco fa l'abbiamo vista con una felpa della curva avezzanese, ora la riposta, però è un presidente, possiamo dire, anche tra virgolette ultras, un presidente che sente tantissimo la partita, davvero tifoso. Sì, un ultras presidente, la felpa l'ho cambiata non perché non volessi farla vedere, anzi tutt'altro, è solo che mi hanno fatto un gavettone, quindi è completamente bagnata e ho dovuto mettere una felpa di circostanza, insomma. Obiettivo salvezza, però questi sono stati giorni intensi, sì. Cambio di proprietà, il suo avvento, un nuovo direttore sportivo, il mercato, insomma come avete fatto in questi giorni? Abbiamo fatto che ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo iniziato a lavorare duro per la squadra, per la città e abbiamo fatto quello che c'era da fare, insomma. Abbiamo smantellato una squadra che, come ho detto qualche volta già ai suoi colleghi, non rispecchiava quelli che noi chiedevamo come caratteristiche di gioco e di umanità, e quindi abbiamo preso dei ragazzi diversi che in campo danno l'anima e secondo me raggiungeremo l'obiettivo, insomma. Importante far riavvicinare il pubblico, perché per salvarsi il De Marsi deve tornare un fortino. Ma assolutamente, io l'ho sempre detto, l'Avezzano è della città degli avezzanesi, quindi il pubblico tornerà giorno dopo giorno, domenica dopo domenica tornerà. Mercato è chiuso quello dei dilettanti, ma sugli svincolati, magari con i professionisti, si può fare ancora altro? Sì, dobbiamo ancora intervenire per puntellare la squadra in alcuni reparti, soprattutto il reparto avanzato. Ci stiamo muovendo, ecco, il direttore sta facendo un ottimo lavoro, anzi a nome di tutta la società colgo l'occasione per ringraziarlo per quello che ha fatto in pochi giorni dal suo avvento e speriamo di continuare così. Di nuovo insieme con l'Abruzzo del pallone, adesso ci spostiamo in Romagna perché è tempo di andarci a vedere la vittoria del Pineto, che riscatta dunque il passo falso nell'infrasettimanale contro l'Agnonese battendo 2-0 la San Maurese. Il servizio è firmato per noi da Roberta Di Sante, vediamo. Il Pineto trova la partita perfetta e spugna il Macrelli di San Mauro Pascoli battendo per 2-0 la San Maurese e si porta al quarto posto in solitaria. Uno squalificato per parte, Maioli nelle fila dei locali, Stefano Amadio invece per il Pineto, che sconta la prima delle due giornate combinategli dal giudice sportivo. Nel 3-5-2 schierato da Mastro Nicola, Maggioli prende il posto di Maioli in difesa e il nutrito centrocampo sostiene le due punte Zuppardo e Pieri. Nel 4-3-3 di Amaolo, Esposito prende il posto di Stefano Amadio nel cuore del centrocampo, supportato da Marianeschi e Camplone, con l'inserimento di Massa in avanti con Tomassini e Fratangelo. In porta Remo Amadio viene preferito a Fargione, mentre parte dalla panchina il neoacquisto Wilson Cruz, arrivato in settimana dal Francavilla. I biancazzurri approcciano bene la gara dopo soli due minuti. Esposito apre per Massa, ma la conclusione termina alta. Il risultato si sblocca al quinto, quando ancora Esposito tenta l'incursione in area e viene messo giù da Baldassarri in uscita. Per il direttore di gara Campagni e calcio di rigore. Dal dischetto Tomassini beffa Baldassarri, che intuisce ma non ci arriva. Partita subito in salita per i locali, che accusano il colpo e al 18esimo rischiano di incassare anche il raddoppio, quando Fratangelo dalla sinistra sventola dalla parte opposta per Massa, che tutto solo, forse con un eccesso di altruismo, invece di calciare prova a servire Tomassini.
Cittadini, favorendo il recupero della difesa. Il Pineto tiene bene il campo e prova a impostare il proprio gioco sfruttando molto la corsia di destra, dove Massa è spesso lasciato libero di sbagliare. Al 34esimo bella azione corale che si sviluppa sull'asse Fratangelo Tomassini-Massa, con l'esterno che non trova il bersaglio grosso. Nel finale di primo tempo si fa vedere la San Maurese sugli sviluppi del corner battuto da Enrico. Prima Pieri tenta la conclusione respinta da Amadio, poi prova Maggioli ma la difesa riesce a sbrogliare. Nella ripresa le due squadre ripartono subito forte, botta e risposta al settimo. Marini conclude dalla distanza, Baldassarri non blocca, in agguato c'è Tomassini, ma l'estremo romagnolo si salva in due tempi. Sul contropiede Sumain serve Scarponi, la scodellata in area del capitano e l'anticipo in uscita di Amadio su Pieri. Al 18esimo tegola per il Pineto, Pepe commette fallo su Diop e viene ammonito, era diffidato e salterà il derby di domenica prossima contro l'Avezzano. La San Maurese prova a recuperare le sorti del match, al 19esimo Scarponi pennella la punizione per la testa di Rosini che da due passi costringe al miracolo Amadio. Al 23esimo reclamano per un calcio di rigore i romagnoli, Zuppardo mette in mezzo il traversone, Orlando spazza tra le proteste dei locali che vorrebbero il fallo di mano del difensore pinetese. Nel tentativo di recuperare inevitabilmente la San Maurese si espone alle ripartenze del Pineto, al 25esimo Fratangelo riceve palla al limite, la conclusione e la deviazione in corner, al 26esimo i biancazzurri mettono in ghiaccio la gara, Massa dalla destra serve Tomassini nell'area piccola, la girata sotto misura del centravanti vale il 2-0 e la doppietta personale, passerella e applausi meritati per lui al minuto 36 quando lascia il posto al neoarrivato Wilson Cruz all'esordio con la maglia del Pineto. Nei minuti finali da annotare una conclusione dal limite alta di Pieri e la traversa di Ciarcelluti che di fatto chiude la gara. Si interrompe così la striscia di 5 risultati utili della San Maurese, mentre il Pineto riscatta con una grande prova di forza il passo falso di mercoledì contro l'Agnonese e riprende la sua corsa in attesa del derby contro l'Avezzano che i biancazzurri dovranno disputare senza Stefano Amadio e Capitan Pepe. Mister Amaolo, il Pineto torna alla vittoria e sale al quarto posto in classifica, una vittoria importante, una partita ben giocata, la squadra ha prodotto tanto gioco. Sì, diciamo una partita perfetta perché venire a San Mauro, imporre il proprio gioco e vincere con merito sicuramente è seguito anche di una prestazione importante, quindi un grande elogio ai ragazzi che hanno interpretato bene la partita fin dai primi minuti, già nella prima frazione forse avremmo meritato qualcosa in più, abbiamo rischiato pochissimo soltanto su un calcio piazzato dove magari il nostro portiere è stato decisivo, però nell'arco dei 90 minuti penso che abbiamo meritato questa vittoria giocando anche un buon calcio. E venivamo da una sconfitta secondo me immeritata contro l'Agnonese, avevamo delle assenze importanti come Amadio, Della Quercia, Pietrantonio che è arrivato all'ultimo momento, qualche giocatore che il mercato ha portato all'ultimo istante nel nostro organico, era una partita un po' non facile da nel trovare l'approccio, secondo me invece siamo stati proprio bravi in questo, avere un approccio mentale alla partita e essendo aggressivi, non facendo giocare la San Maurese che secondo me ha un ottimo sviluppo di gioco e dall'altra parte siamo stati abili a giocare, spostare la palla e creare tante situazioni soprattutto sugli esterni con tantissimi palloni messi dentro l'area di rigore avversaria. Mister Mastro Nicola, sicuramente meglio il secondo tempo di questa San Maurese che però non è riuscita ad arginare il Pineto oggi. Ma fondamentalmente anche già nel primo tempo qualcosa di buono avevamo fatto, purtroppo siamo partiti 1-0 per loro e questo è quello che fondamentalmente ci ha penalizzato tantissimo. Abbiamo provato in tutti i modi a mettere a posto la partita e ovviamente abbiamo concesso tante ripartenze al Pineto in cui potevamo soccombere ancora. Primo tempo fortunatamente per certi versi è finito 1-0 e secondo tempo magari con qualche situazione magari fatta un po' più con la mente fredda piuttosto che con il nervoso addosso forse l'avremmo potuta gestire meglio, però alla fine è chiaro che concedi sempre qualcosa, concedi soprattutto campo a una squadra che ha gamba e soprattutto
tecnica per fare delle ripartenze molto importanti. Il caso ha voluto che non abbiamo preso il secondo gol su una ripartenza, ma su un'azione manovrata in cui noi ovviamente potevamo far meglio in tutto e per tutto. Complimenti dunque al Pineto. Direttore, a questo punto vediamo anche la classifica. È la prima delle abruzzesi, chiaramente non è prima in classifica, però a questo punto, se vogliamo, anche per spessore dell'organico, anche con i rinforzi che sono arrivati, è forse delle nostre la più seria candidata a rientrare, non dico per la vittoria del campionato, ma per le, insomma, tra le prime tre, magari a scavalcare la San Giustese. Sono sicuro che Pineto, se mantiene, a parte il fatto il passo falso interno che ha avuto con l'Agnonese, che secondo me è figlia di una rilassatezza a seguito di una grande vittoria che hanno ottenuto a Giulianova, io sono sicuro che Pineto scalerà ancora altre posizioni. E visto il precipitare del Materica, è inspiegabile, perché l'ho sempre vista come una squadra granitica, forte. Oggi bisogna anche dire, è rimasto in 9, quindi era anche complicato. Poi il Campobasso sta risalendo. Ottima squadra il Campobasso. Questo è a significare che è un campionato estremamente equilibrato, dove i valori che scendono in campo sono veramente di differenza minima, no? Perché qualsiasi squadra può compiere un'impresa come è stata quella di Agnone, no? Contro una squadra molto forte come Pineto, in un momento di euforia e di forza dove veniva da una serie molto positiva. Però succede anche questo, ed è il bello di questo campionato, che è un campionato molto qualitativo, bello per la presenza di città importanti, tra le quali Cesena e altre come Forlì, piazze consolidate nei campionati di Serie D. Sono sicuro che Pineto anche quest'anno sarà tra le leader. Anche in un discorso eventualmente playoff. Andrea, rapidissimamente, Pineto Avezzano c'è la settimana prossima, che chiude il girone d'andata. Lo scorso anno è stata a campi invertiti la semifinale playoff. Sono state le due squadre che lo scorso anno hanno chiuso con la migliore classifica tra le abruzzesi. Il Pineto sta proseguendo questo percorso di crescita, perché si trova in una posizione, penso, da playoff, ed è in un ottimo momento. Basta vedere, insomma, la serie, anche se interrotta da un paio di sconfitte, ma una serie di tante vittorie. Chiaramente la squadra che sta peggio rispetto allo scorso anno è l'Avezzano, però il Pineto deve proseguire la sua ascesa. Dall'altra parte l'Avezzano sta cercando di limitare i danni per poter poi ripartire con un gruppo più amalgamato e magari completo nel 2019, con inizio del girone di ritorno. Quindi sarà una partita che metterà in palio punti pesanti per entrambe le squadre, e sarà anche l'ultima partita in maglia bianco-verde per Michael Deramo, il ragazzo classe 99 che ha tanto ben impressionato in queste stagioni in maglia bianco-verde. È destinato allo Spezia, quindi lui a Pineto giocherà la sua ultima gara in maglia Avezzano, poi si riposerà un po' e quindi andrà a giocare con lo Spezia, voluto dal DS Angelozzi, che conosce molto bene il tecnico Giampaolo. Diciamo che questa vicinanza tra i due ha facilitato e agevolato il trasferimento del giocatore. Ani, abbiamo visto l'ingresso di Cruz, non è risentito oggi il Francavilla della partenza di Cruz, vero? Beh, direi di no, anche perché si è sbloccato Dos Santos, quindi oggi non si è sentita la partenza di Cruz. Era una gara importante anche per il Francavilla, perché aveva cambiato tanto anche il Francavilla, non solo perché la vittoria mancava da 8 gare, ma proprio in virtù di queste 10-11 partenze, /11, perché anche Sanchez sembra sul punto di dire addio, soli 3 arrivi, quindi di conseguenza quando una squadra cambia fisionomia, cambia tanto, c'è sempre più di un punto interrogativo. Vincere oggi e farlo dopo tanto tempo è stato un aspetto importante anche per ritrovare un po' di consapevolezza nei propri mezzi, anche con elementi nuovi. Certo. Vediamo il tuo servizio, Francavilla Isernia, 2-0.
Francavilla torna alla vittoria dopo 8 gare e batte 2-0 Lisernia con i primi gol in maglia giallorossa di Dos Santos. Rachini lancia subito titolare l'ultimo arrivato Mancini, ex Teramo e Pineto, al posto di un Banegas ancora non al meglio della condizione. Per il resto 4-2-3-1 confermato dopo le 10 partenze di 3 arrivi della finestra di mercato invernale, con Sanchez vicino anch'egli all'addio. Lisernia di Massimo Silva risponde con il consueto 3-5-2, con Romano e Petitti in avanti e l'ex San Nicolò Iaboni in panchina. La gara si apre con un episodio da moviola. Al sesto contatto in area tra Montagnoli e Frabotta. Il direttore di gara ammonisce per simulazione l'attaccante giallorosso tra le proteste veementi dei compagni di squadra e dei presenti al Valle Anzuca. Il Francavilla non si demoralizza per l'episodio e tiene il possesso palla, lasciando alla formazione di Silva solo sterili ripartenze. Al 17° Palumbo fa partire Dos Santos sulla linea del fuorigioco. L'attaccante col mancino piazza alle spalle di Tano il primo gol in maglia giallorossa. Lisernia prova ad alzare il baricentro con i padroni di casa che rischiano al 23° e sbrogliano in qualche modo una situazione complicata. Alla mezz'ora però il Francavilla passa ancora. Samuel Di Renzo serve col contagiri Montagnoli che entra in area e serve un assist a Dos Santos che deve solo spingere il pallone oltre la linea di porta per il raddoppio della formazione di casa e la sua prima doppietta in maglia Francavilla. I molisani accusano il colpo e per il resto della prima frazione la squadra di Rachini si limita a controllare. Ad inizio ripresa Palumbo rimane a terra dopo un contrasto di gioco. Entra in campo anche la Barella, ma il giocatore giallorosso riesce a rialzarsi e a lasciare il campo sulle proprie gambe per far spazio a Dipinto. Lisernia prova a tenere maggiormente il possesso per riaprire la gara, ma lascia spazi al Francavilla. Al quarto d'ora Spataro vede la ripartenza di Dos Santos, che arriva in area, ma la sua conclusione è calibrata male e finisce sul fondo. La ripresa è tendenzialmente soporifera, con i molisani che ci provano al 24° con Petitti, con tiro però alto sulla traversa. Il Francavilla risponde dopo la mezz'ora, quando Cafiero calibra verso Bosco, il cui impatto di testa è troppo centrale. Finisce senza altre emozioni una gara che il Francavilla avrebbe dovuto vincere, come ha fatto, anche senza stare troppo a guardare la prestazione. Per Lisernia invece è sempre più basso classifica. Presidente, dopo 8 gare finalmente si torna alla vittoria e ce n'era bisogno quest'oggi. Dai e dai, abbiamo visto anche Dos Santos finalmente che ha fatto doppietta, bene così. Brutto partito secondo tempo, però il risultato contava molto. E ci sono stati tanti cambiamenti, tante uscite, alcune entrate, non era soddisfatto dopo la prima parte di campionato? Ah, noi abbiamo giocato bene dappertutto, però una scossa forse andava data perché non si reagiva più, nel senso il pregio era diventato il compito della domenica o del sabato, quindi bisognava così buttare un sasso in acqua, l'abbiamo fatto con qualche buon risultato. Cosa si aspetta adesso dal Francavilla in questa seconda parte di campionato che si sta per apprestare a iniziare? Ci aspettiamo di vincere qualche volta in più e anche se ne perdiamo qualcuno non fa niente, l'importante è non annoiarsi con i pareggi che in questa categoria servono a poco. Ai playoff ci pensa? Bah, si gioca per quello, non sono così lontani, senza qualche incidentuccio di percorso forse saremmo già là, però vediamo, ci pensiamo certo, ci proviamo. Si aspetta magari anche qualche presenza in più allo stadio? Ma se riusciamo a superare 100 una volta è già tanto, così facciamo almeno gli spettatori di una prima categoria. Direttore, dopo 8 gare finalmente si torna alla vittoria, era assolutamente necessario quest'oggi? Sì, assolutamente era necessaria la vittoria, ma abbiamo soltanto fatto quello che abbiamo fatto anche in queste ultime 8 partite, ossia giocare anche meglio dell'avversario, altre volte ci è andata male e oggi ci è andata benissimo. Il mercato che si è concluso da poco, il Francavilla ha cambiato tanto, era necessario qualcosa, mancava? Ma io non penso che servisse qualcosa, serviva soltanto avere più convinzione dei propri mezzi. Oggi l'abbiamo dimostrato, non eravamo dei brocchi prima e dopo queste 8 partite non siamo diventati neanche dei fenomeni. Abbiamo una squadra forte che può lottare per qualsiasi obiettivo. L'obiettivo iniziale sappiamo tutti che era quello di fare meglio dell'anno scorso, spendendo molto meno. Noi continuiamo con questo obiettivo, il nostro obiettivo è fare almeno i playoff, ce la vogliamo giocare, il nostro obiettivo sono i playoff e ci crediamo fino alla fine perché i ragazzi ci credono e ci potranno dare queste soddisfazioni. Se ci riusciremo bene, se non ci riusciremo qualcun altro valuterà il nostro lavoro.
Un buon primo tempo quest'oggi, gara già chiusa nel corso della prima frazione, la buona notizia è che si è anche sbloccato Dos Santos. Finalmente Dos ce l'ha fatta a sbloccarsi, ma non abbiamo dubbi sulle qualità del ragazzo. Siamo adesso un po' in difficoltà di qualche giocatore tra squalificati, infortunati, qualcuno acciaccato. Daremo il massimo per l'ultima partita e poi speriamo che le feste di Natale ci diano più respiro e ritornare più forti di prima come è stato all'inizio del campionato. Insomma, era il servizio della partita, intervista al presidente Gilberto Candeloro e al DS Paolo D'Ercole. Ha detto il presidente Candeloro, in fondo non sono così distanti i playoff. Vediamo la classifica, perché oggi insomma il Francavilla tornava a vittoria, mancava da tanto tempo. Sono a due punti in realtà. Sì. L'aspetto positivo di questa mancata vittoria per lungo tempo, 8 gare, è stato comunque quello di aver continuato a muovere la classifica, 7 pareggi, una sconfitta, nell'attesa di tornare a vincere per la formazione di Rachini. Non si è corso tanto da parte di chi stava davanti, e quindi comunque il Francavilla, anche con mancando la vittoria dopo tanto tempo, tornando alla vittoria dopo tanto tempo, si è riavvicinato e vede comunque l'obiettivo playoff vicino, che è l'obiettivo stagionale della formazione di Rachini. Lo ha detto il presidente Candeloro, è ormai un obiettivo appurato da inizio stagione, lo ha detto anche Dos Santos a fine partita. Insomma, ripetere, aggiungere i playoff è l'obiettivo della squadra giallorossa, ecco. Peraltro, e non è la prima volta, ricordo dopo un Cesena-Francavilla, però il presidente Candeloro, tu l'hai stimolato anche sulle presenze allo stadio, ha detto se arriviamo anche a 100 arriviamo a un pubblico da prima categoria. Ricordo qualche settimana fa che dopo Cesena-Francavilla disse gli spettatori erano 9.000 più o meno, quelli di Cesena, noi ci vogliamo 10.000 anni per fare gli spettatori. Sì, lui ha sempre questo tono soft con cui sì, lancia. Sì, sempre in bombe. Maniera molto composta, sì. Ma insomma, in maniera non, molto non educata e composta, però posso, non le mando. Sì, sì, posso fare un appello pubblico, vista la simpatia e la capacità e la grandezza del presidente Candeloro e l'affinità soprattutto dei colori giallorossi, di spostarsi qua. Ah, lei dice giustamente di avvicinarsi più verso. Poi ci mettete molto tempo. Si avvicina da noi, quindi esatto. Mantiene il colore della maglia giallorossa e ci darebbe esattamente. Andrea, tu settimana scorsa, insomma, anzi mercoledì avevi fatto un po' il punto della situazione. Sì. In casa Francavilla. Ora chiaramente, come diceva Ania, il punto positivo è che aver pareggiato, seppur spesso e volentieri, però ha tenuto sempre in movimento la classifica, e adesso in fondo i playoff non sono così lontani. No, non lo sono, ma tu sai bene che qualche puntata fa insomma, avevo un po' criticato questo andamento del Francavilla, perché sì, va bene, muovi la classifica, però una squadra come il Francavilla non poteva accontentarsi di quello che stava producendo in termini di risultati, poi a volte giocando meglio, a volte non facendolo granché bene come a Iesi. Però le parole del presidente Candeloro sostanzialmente vanno incontro a quella che è stata l'analisi che abbiamo fatto qualche puntata fa. Ha detto avevamo bisogno di una scossa perché eravamo praticamente malati di pareggite, e questo non poteva andare bene, perché il presidente è ambizioso. La squadra, se vuole proseguire il percorso di crescita e vuole migliorarsi rispetto alla scorsa stagione dopo il ritorno in Serie D, è giusto che punti ai playoff. Quindi i playoff sono alla portata, perché comunque oggi è tornata questa vittoria. Però devo dire che non mi sorprendono le partenze di De Costanzo, di Cicerello e di Cruz. Ora il Francavilla ha le sue gerarchie ben chiare, Banegas, Palumbo, ok, e ora c'è Dos Santos. Con Dos Santos la presenza di Cruz era inutile se non dannosa. Dos Santos deve essere il terminale e il Francavilla deve fare di tutto per esaltare le qualità di Dos Santos. Certo, metterlo in avanti con Cruz era l'ultima cosa che si potesse fare, quindi giusto mandare via Cruz, si punta su Dos Santos. Questa squadra dovrà valorizzare le qualità di Dos Santos e degli altri pilastri offensivi che ha, e così facendo, probabilmente avendo eliminato questi giocatori che magari hanno potenziale, ma Francavilla avevano reso
poco o troppo a corrente alternata, come Cruz, appunto, Cicerello e De Costanzo. Io penso che ora il Francavilla possa andare più speditamente e possa riprendere una marcia più concreta rispetto ai tanti pareggi degli ultimi tempi. Meglio vincere qualche partita in più e perderne qualcuna piuttosto che fare tutti questi pareggi, ma staccarsi dalla zona playoff, perché qualche giornata fa, due giornate fa, il Francavilla era meno 5, meno 6 dalla zona playoff, quindi con i pareggi ti stavi staccando. Agno, c'è un episodio da Moviola che dobbiamo rivedere, cioè, siamo quasi in conclusione, eravamo ancora sullo 0-0. Inizio gara, al sesto del primo tempo, contatto Barretta Montagnoli. A me sembrava anche in presa diretta rigore, perché abbraccia il difensore all'esterno, che tra l'altro è uno degli ultimi arrivati dal mercato invernale, e quest'oggi ha giocato bene. Direttore, che ne pensa? Sembra... è stato ammonito per simulazione. Mi sembra rigore perché vedo che la mano l'ha messa volutamente di traverso e quindi sicuramente ha impedito al ginocchio di avanzare, quindi mi sembra un rigore evidente. Eh sì, per fortuna poi il Francavilla l'ha vinta lo stesso questa partita. Siamo quasi in chiusura, vediamo il prossimo turno, perché lo vediamo facendo delle precisazioni, perché direttore mi conferma che la vostra partita sarà sabato serale, sì, in serale alle 20:30. 20:30 Cesena Giulianova. Molti per le festività natalizie hanno chiesto l'anticipo al sabato e Cesena Giulianova quindi sarà sabato sera alle 20:30. Campobasso San Maurese, Isernia Matelica, Jesina San Giustese, Montegiorgio Castelfidardo, per Pineto Avezzano. Andrea, come siamo messi? Anche lì c'è la probabilità che si anticipi al sabato. Sì, c'è questa eventualità, poco fa insomma abbiamo avuto la segnalazione anche dell'addetto stampa, neodetto stampa Giovanni Sidoni, che ringrazio e saluto, dell'Avezzano Calcio. C'è questa possibilità in bilico, da quello che mi viene riferito, se il Pineto dovesse accettare si andrà verso l'anticipo, il che cosa permetterebbe, questa volta non c'è il turno infrasettimanale, però visto che ci si avvicina al Natale magari anche i giocatori possono rincasare prima, fare Natale e poi si torna a fare allenamento, perché già il 6 si torna in campo, quindi non c'è tempo per fare tanti bagordi o per andare a fare vacanze chissà dove. Assolutamente. Recanatese Forlì, Notaresco Sant'Arcangelo, anche Savignanese Francavilla, si anticipa, sì, di sabato. Sì, sì, si giocherà sabato prossimo anche Savignanese Francavilla, alle 2:30 ovviamente. A questo punto credo che anche per Vastese Agnonese e Notaresco Sant'Arcangelo si andrà verso l'anticipo, sarà, sì, l'ultima. Perché Sant'Arcangelo ha chiesto l'anticipo, il Notaresco lo accorderà. A questo punto ci manca veramente solo da vedere, ma credo che sarà facile anche per Vastese Agnonese che si arriverà ad un compromesso. Siamo davvero in chiusura, sarà l'ultima giornata di un girone di andata di un campionato bellissimo che vi stiamo raccontando, e ovviamente torneremo insieme sabato. Io ne approfitto, perché poi gli auguri ce li faremo sabato prossimo, però per farli al direttore generale del Francavilla, del Giulianova, gentilissimo Franco Teodoro, auguri. Grazie, auguri a tutti gli spettatori, auguri a voi, grazie dell'invito. Spero che si sia trovato bene. Molto bene, grazie. E noi la ringraziamo ovviamente. Grazie alla nostra Ania Cantagalli, ciao Ania. Grazie a te, buona serata. Grazie al nostro Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Sabato prossimo l'ultima di andata, giriamo la boa. Ci siamo quasi. Grazie a Maurizio Dagui in regia, grazie a Loris Bennato alle camere, grazie a tutta la squadra di TV6 che ha lavorato alacremente anche oggi per la penultima giornata del campionato di Serie D, ovviamente girone F. Ci vediamo settimana prossima, sempre con l'Abruzzo del pallone. Domani sera non perdete, dalle 20:30 diretta stadio, ci sarà il nostro Andrea Costantini in conduzione, Paolo Renzetti dal Bentegodi di Verona per raccontarvi tutta Verona Pescara. È tutto, buona domenica.